un giorno dall'unità ambientale della polizia locale. Via Nicolardi. Gli agenti della polizia ambientale notano un autocarro carico di rifiuti che entra in un'area gestita da SIA. Il conducente comincia a sversare materiale direttamente nel compattatore. Gli agenti bloccano le operazioni e denunciano 5 persone. I rifiuti risultano provenienti da un noto ristorante della zona. Via Pisani. Alle 6 del mattino gli agenti si appostano per multare chi, a prima mattina, si sbarazza irregolarmente dei rifiuti. Vengono elevate 40 multe, il 90% riguarda cittadini di Quarto, che vengono a sversare i rifiuti non differenziati a Napoli. Via Napoli a Piscinola. Una segnalazione Facebook denuncia l'abbandono di scarpe di pelletteria sul marciapiede. Gli agenti sorprendono 3 lavoratori che alle 18 escono dalla fabbrica e abbandonano i rifiuti. Denunciati i responsabili dello sversamento e il titolare dell'azienda per lo smaltimento illecito. Via Orazio. Sacchi abbandonati sul marciapiede. Gli agenti analizzano il contenuto e scoprono che si tratta di materiale di scarto proveniente da un parrucchiere, incivilmente abbandonato in strada. Il responsabile viene individuato, multato e obbligato a rimuovere i rifiuti. Via Sartania. Segnalati continui sversamenti di vernici e di parabrezza d'auto. La polizia ambientale effettua controlli a tappeto sulle attività commerciali della zona. Vengono sequestrate un'autofficina ed una falegnameria, entrambe abusive e completamente sconosciute al fisco. Via Agnanostroni. Sorpresi i dipendenti di un ristorante mentre abbandonano i rifiuti accanto alle campane del vetro a ridosso dell'oasi WWF. Denunciati i responsabili, i rifiuti vengono fatti rimuovere. Via Montagna Spaccata. Alle 7 del mattino, con un certo stupore, gli agenti notano una Fiat Panda che viaggia con 2 grossi sacchi appoggiati sul tettuccio. Poco dopo il conducente scende e comincia a liberarsi dei rifiuti, multato sia per lo sversamento che per il trasporto irregolare. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.